prestazioni, va bene? Dunque, 46 partite giocate, manco nella Lega Americana del Basket questo accade, per un campionato dilettantistico, e che cosa vi rimane? Ma guarda, rimane innanzitutto un'annata importante, dove abbiamo raggiunto, senza dimenticare, abbiamo raggiunto la Coppa Italia regionale, che a Catania mancava da 18 anni. Senza non pensare che siamo stati abbiamo calcato campi importanti come Casarano, come Campobasso, ci siamo scontrati, siamo la quarta squadra, quindi questo mi rimane comunque dentro, una prestazione anche dei ragazzi. I ragazzi secondo me hanno fatto un gran campionato, forse magari nei momenti importanti potevamo fare di più, no che non abbiamo fatto niente, come qualcuno può insinuare, non abbiamo osato. Ma questa siamo una neopromossa, siamo una squadra dove non ci sono stati mai i cambi di allenamento, siamo una squadra che non abbiamo un pubblico. Dateci a noi il pubblico di Siracusa e poi vediamo come finirà la partita. Che è una visaglia? È una visaglia? Senti, invece proprio 30 secondi sulla partita. Tu hai cambiato la formazione nel secondo tempo, dopo aver subito i due gol, la tua squadra si è aperta, anche se Ricco Buono è stato per me il migliore dei 22 in assoluto. E allargarla sin dal primo minuto? Allora, io penso che la partita si doveva impostare in quel modo per due semplici motivi, anche perché comunque allargando la squadra abbiamo subito due o tre contropiedi importanti da parte di Siracusa. Abbiamo fatto, penso, una... Non abbiamo buttato mai palla, non giochiamo palla a terra, quindi questo è il nostro modo di giocare. Abbiamo fatto una grande partita. Che cosa devo rimproverare ai ragazzi? Niente. La tua espressione era molto serena. Io ho visto di solito Anastasi è teso, rude, invece ha sto sorriso, anche la foto di fermo immagine, e ti è rimasta tale. Quindi dentro di te comunque una stagione non... perché tu sei uno di quelli che ti piace vincere. Quindi in questo caso... Come la lascia? Cioè, allora, lascia, c'è un podio non raggiunto. Allora, com'è? Dico questo qua, l'ho detto forse prima, nei momenti più importanti forse un attimino non abbiamo osato, ma non, la colpa non va data soltanto ai giocatori, sai, a volte anche il sistema, sai, andare ad Arzignano e stare un mese senza giocare. Mm-hmm. E ti ripeto che ad Arzignano comunque i ragazzi hanno dato il massimo. Oggi la stessa cosa oggi, cosa gli dovrei rimproverare? Cosa gli devo rimproverare, ragazzi? Per me sono stati fenomenali. Quindi possiamo chiudere che oggi si chiude la stagione della San Pio e di Pepe Anastasi, e si cerca campo e pubblico anche per Pepe Anastasi. Speriamo di trovarla. Ciao Pepe, ciao, grazie. Ciao, ci sentiamo presto. Va bene? Okay. Speriamo non siamo troppo vicini poi.